tavola con una annotazione sulla questione donna. Leggiamo per la donna quello che Giorgio Agamben dice dello schiavo. La donna, pur esclusa dalla vita politica, anche nell'Occidente il voto alle donne, il diritto al voto, possiamo dire che è di ieri. La donna, pur esclusa dalla vita politica, ha con essa una relazione del tutto speciale. Essa rappresenta infatti una vita non propriamente umana, no? È Freud che parla di negazione del femminile. E sfiora per falso nesso lo statuto della donna. Risulta ancora, più che negazione del femminile, che è una maschera sociale, negazione della donna. E donna non è una maschera sociale. Una vita non propriamente umana che renderebbe possibile agli uomini il bios politikos, cioè la vita veramente umana. Sperma politico e utero impolitico, uomo animale razionale e donna animale irrazionale. E se l'umano si definisce per i greci attraverso una dialettica tra physis e nomos, tra zoè e bios, allora la donna, come la nuda vita, sta sulla soglia che li separa e li congiunge. Il sé indica che l'umano potrebbe avere anche un'altra definizione. È come la distinzione tra psiche e corpo, tra il dentro e il fuori, tra sopra e sotto, tra padrone e schiavo, tra punto e linea. Non c'è la soglia che separa e congiunge, la soglia è la porta, il due da cui procedono le cose, l'apertura. La soglia è giuntura e separazione, non quel che congiunge e disgiunge. E la giuntura è senza congiunzione e disgiunzione, senza congiungitori e disgiungitori persino, né congiunti né disgiunti, né genealogia padrona né genealogia serva. La donna non sta sulla soglia e l'accento è sul verbo stare e non sulla soglia. Nessuna ontologia della donna. Solo procedendo dalla questione chiusa, la donna sta. Se la donna sta, sarebbe madre o figlia nel rapporto sessuale. Quel rapporto sessuale che enigmaticamente Lacan dice che non esiste. Anche se dire che non esiste non è ancora dire che non esiste più, perché non è mai esistito in quanto tale. Solo procedendo dalla questione chiusa, quindi questa donna sta e non c'è passerella tra l'uno e l'altro. Non c'è questo rapporto sessuale, che diventa anche teoria del legame sociale nella psicanalisi a orientamento lacaniano. Nessuna cofunzionalità del figlio dell'altro. E
Quindi anche nessuna dipendenza devastante della figlia dalla madre, come invece rampogna lo psicanaloidismo. Nessuna coomologia, nessuna omologia insieme, nessuna logia comune. L'enigma donna non richiede soluzione. Ogni soluzione è negazione della donna. Si possono leggere così le varie teorie sulla donna e sulla femminilità. Enigma perché l'ignoranza nella parola è strutturale, no? Si dovrebbe dire che è un teorema l'ignoranza. Non c'è più conoscenza, non c'è più teoria della conoscenza. Non c'è nel Genesi, non c'è più l'albero del bene e del male. L'albero di cui è questione è l'albero della vita. E dall'albero della vita procedono le cose, dall'albero, dal ponte, dal fallo, dal nodo, dalla verticale, dalla soglia, non il concetto di soglia che è quello che abbiamo trovato in questo testo, che intorno alla schiavitù si addice anche alla questione del tentativo. Sarà sempre fallito di subordinare le donne agli uomini.